Domanda: l'utilizzo di sostanze come alcol, droga, farmaci, come influenza la nostra vita? Queste sostanze influiscono in tutti i corpi dell'individuo, non soltanto nel corpo fisico, e creano ostacoli al naturale fluire dell'evoluzione. Gli ostacoli variano da sostanza a sostanza e da individuo a individuo, ma dipendono anche dal protrarsi dell'assunzione della sostanza. La conseguenza di un lungo periodo di assunzione crea dei percorsi di favore delle energie spirituali all'interno dei vari corpi transitori dell'individuo, che noi abbiamo detto essere il corpo fisico, astrale e mentale. Lungo questi corpi le energie spirituali tenderanno ad incanalarsi per una storia di abitudine di percorso, cosa che non avviene nei brevi periodi di assunzione. Questo processo è definito comunemente dipendenza ed è difficile da modificare proprio a causa dello stabilirsi dei percorsi di favore. Domanda: l'uso della morfina nei malati terminali aiuta il loro distacco dal corpo fisico? In questi casi l'uso della morfina ha l'effetto di ottundere l'io e di conseguenza diminuirne la forza. Questo facilita il naturale processo di abbandono del corpo fisico. Domanda: nel dopo morte, quando il corpo fisico non c'è più, la quantità di energia spirituale rimane invariata? Quando il corpo fisico è abbandonato, la stessa quantità di energia si distribuirà sui corpi rimanenti, astrale e mentale, e lo stesso avverrà all'abbandono di questi corpi. Conseguentemente, quando tutti i corpi transitori non gestiranno più alcuna energia dell'individuo, questa opererà solo all'interno del corpo della coscienza, dove sarà consumata per consolidare le comprensioni raggiunte, mentre la restante si distribuirà nei piani superiori dell'essere, ritornando alla sua origine, cioè alla sua scintilla divina. Domanda: perché in maniera apparentemente più economica l'energia rimanente non è immagazzinata nel corpo akasico per essere poi rimessa in circolo nel corso della successiva incarnazione? Perché la cifra spirituale della nuova incarnazione sarà diversa da quella precedente, sia quantitativamente sia come qualità, per cui al momento della nuova incarnazione l'energia dovrà venire riemessa con diverse caratteristiche strutturali.